Eccoci in diretta, finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto qualche problema tecnico per riuscire a collegare tutti i nostri esperti che oggi, per chi non avesse seguito le lezioni, le dirette precedenti, sono Alessandra Locci, la nostra esperta di allenamento in gravidanza, pre e post gravidanza, e Diego Gaffuri, osteopata e nostro esperto per quanto Buon riguarda pomeriggio. la cosa? Per quanto riguarda la mobilità e la postura, insomma, la rieducazione in generale. Riprendiamo il discorso, ragazzi. Ci siete? Vedo che non so se è collegata Alessandra Sì, ci perché. siamo, ci siamo. Ok, no, ti vedevo bloccata e non capivo. Oggi i problemi tecnici Ok. sono più di uno. Vedo sempre la tua immagine fissa, Alessandra, quindi magari. È un problema di connessione, non lo so, vediamo se riusciamo a risolverlo. L'importante è che Non mi lo so. senti. Io stavo dicendo che l'altra volta abbiamo affrontato un po' il Io ti discorso. sento. Ti sentiamo, ma ti vediamo fissa. E adesso vediamo se magari appunto si. Perché Non so. le nostre impostazioni sono tutte corrette. L'altra volta abbiamo parlato. Appunto di importanza del rinforzo non solo della parte inferiore dei muscoli della schiena, quindi della parte lombare, ma anche e soprattutto di tutto il corsetto addominale, quindi del fatto che i muscoli addominali, oltre ad essere molto importanti per la respirazione, servono molto anche per stabilizzare la colonna vertebrale. E questo in generale, per tutte le situazioni. Poi, nello specifico, ci siamo occupati di una modifica della postura, della posizione dello stare in piedi, dello star seduti, che può essere dovuta, per esempio, a un incremento, eccoti, sei tornata, Ok. a un incremento magari del grasso viscerale, quindi classico uomo con la pancia, oppure situazioni differenti invece in gravidanza, dove man mano che passano le settimane, chiaramente il feto crescendo, cresce anche l'ingombro dell'addome della gestante. Quindi sono, tra virgolette, problemi analoghi da trattare per quanto riguarda il mal di schiena, soprattutto. Oggi avevamo promesso che avremmo fatto vedere degli esercizi proprio un po' sul discorso rinforzo muscolare sempre di questa zona e anche invece di mobilizzazione della colonna più in generale. Quindi questo è un po' il programmino di oggi. Chi vuole partire? Esatto, indifferente. Vuoi andare tu, Diego? Ok, Ecco, infatti, per coerenza, dai. magari spiega sempre quello che fai perché magari qualcuno è la prima volta che ci segue, ovviamente. Allora, per quanto riguarda il miglioramento della mobilità della colonna, che andremo a vedere, possiamo benissimo pensare che la colonna ha delle sue capacità di movimento. Possiamo tranquillamente riassumere in quattro, diciamo, movimenti principali, che sono quelli di flessione, estensione, che sono i movimenti sul piano frontale, quindi in avanti, e poi movimenti laterali, quindi inclinazione e rotazione. Questi, diciamo, sono i quattro grossi movimenti. In specifico, la colonna, dividendosi in più parti, quindi partendo dalla cervicale, abbiamo la colonna cervicale, la colonna dorsale e la colonna lombare, ovviamente ogni segmento della colonna ha un suo determinato movimento, che magari sarà più ampio in un determinato movimento o in un altro. Diciamo che ritroviamo questi movimenti praticamente su tutte queste parti della colonna. Quindi diciamo che quando si va a fare un lavoro sulla mobilità bisogna tenere presente appunto questi movimenti e tutte queste parti della colonna messe insieme svolgono insieme questi movimenti. Quindi la prima parte del tuo lavoro giustamente è la valutazione della situazione, Esatto. perché ognuno di noi è, nel senso, ha una sua conformazione, un suo modo di muoversi particolare. Penso che sia così anche per la gravidanza, Alessandra, no? Nel Sì, senso certo. che quello dipenderà sia un po' da quello che è stato prima, la donna, nel senso una sportiva, una sedentaria, magra, alta,
piccola, in sovrappeso, sottopeso, sia invece proprio Esattamente. quello che sono le modificazioni durante la gravidanza. Quindi vi trovate davanti a situazioni completamente diverse che, ricordiamolo sempre, è importante valutare prima di approcciare un programma specifico. Ecco, fai pure vedere. Diego, devi abbassare un po' lo schermo, Diego, se no non ti vedo. Appena un pochettino, ok, così vediamo anche le gambe. Perfetto. Sì? Ok, Diego, fai un passo laterale sulla destra, così ti vediamo me ok, meglio, così vediamo un po' di più, bravo, così ti vediamo un po' di più. Ok, questo flesso estensione, il movimento di flesso estensione che dicevamo prima. Diego, vediamo poco la testa, o vai più avanti o magari inclina ancora un po' lo schermo verso l'alto, appena appena. Perché sennò ci perdiamo il capo. Ok, prova. Ancora un pezzetto. Sì. E tu sei, non è colpa mia se sei alto 1,85 m. Ok, direi che ci siamo. Il fatto di tenere le mani sui fianchi è un fatto anche di sicurezza, perché immagino che se una persona è in sovrappeso faccia fatica a inclinarsi lateralmente. Esatto, perché potrebbe perdere tranquillamente l'appoggio, quindi si lanciarsi Controllo. da un lato, Ok. sia per quello sia per cercare di non spostare troppo il laterale del bacino. Ok, quindi bloccare, bisogna cercare di tenere fermo il bacino e di inclinare solo il tronco. Ok, una domanda Diego, quando faccio la rotazione, la testa come fa? Deve La se testa segue, segue le spalle, ok. segue il movimento di rotazione, quindi quando Ok. fai una rotazione sia a destra che a sinistra della cervicale.
Ok, poi come hai detto all'inizio, dipenderà anche un po' dal livello della persona, nel senso avrai persone che fare quegli esercizi che hai mostrato adesso riescono benissimo, ci sono magari delle persone che già fare 10 volte lo stesso movimento così, lo dico anche per esperienza personale con alcuni clienti, è già difficile, nel senso non abbiate timore, nessuno vi fa l'esame. Nel senso, noi valutiamo come vi muovete proprio per cercare di migliorare la vostra situazione, però il decorso, diciamo, dell'allenamento è assolutamente soggettivo. La stessa cosa penso, Alessandra, che tu possa dire per le donne che ti capitano in gravidanza. Sì, sicuramente. Anche perché lì vedrai appunto corporature diverse, cioè la donna esile che ha appena una lieve pancetta, mentre la donna già un po' più robusta, un po' più diciamo con un peso un po' più importante che invece va a ulteriormente sovraccaricare la sua colonna vertebrale. Esatto, sì, esattamente. Diego, ti lascio un attimo in stand by perché visto che mi sono rivolto ad Alessandra, volevo sapere da lei invece, adesso abbiamo iniziato a vedere qualcosa sulla mobilizzazione, se volevi aggiungere qualcosa o se invece magari far già vedere qualche esercizio di rinforzo che abbiamo detto sulla parte Sì. core. Magari abbasso anch'io la telecamera. Sì, così vediamo il tappetino, Ok. perfetto, si sposta. Vediamo, mi vedete bene? Sì, assolutamente, sei centrata bene con il Perfetto. tappetino. Allora, adesso volevo mostrarvi alcuni esercizi per rinforzare la muscolatura addominale. Abbiamo affrontato negli altri incontri virtuali questo argomento. Abbiamo visto che durante la gravidanza, nel corso della gravidanza, la muscolatura addominale si indebolisce fortemente. Causa, abbiamo detto, fattori ormonali, quindi l'aumento della produzione dell'ormone relaxina, che tende quindi a distendere la parete addominale, causa anche il progressivo accrescimento dell'utero, quindi è fortemente indebolito l'addome. Poi, se aggiungiamo quelle che sono le modificazioni posturali di cui abbiamo parlato l'altra volta, che Diego ha ben descritto, per cui alla fine della gestazione comunque la mamma si ritroverà fondamentalmente con un dorso curvo e una pelvi anteposta, il problema del mal di schiena è molto diffuso, tra le gestanti. E quindi è molto importante andare a rinforzare la muscolatura dell'addome proprio perché la funzione, quella di sostenere la colonna vertebrale, viene a mancare. L'altra volta, il quesito che mi avevi chiesto era le donne in gravidanza possono fare gli addominali. In realtà sì, possono fare gli addominali, ma con criterio, perché appunto la finalità è quella appunto di andare a rinforzare tutta quella muscolatura che possa garantire la stabilità lombopelvica. Tu hai parlato giustamente di core, quindi questi esercizi sono diciamo mirati a coinvolgere ed allenare diciamo questo insieme di muscoli, fra cui il pavimento pelvico, i muscoli del pavimento pelvico, fra cui il muscolo trasverso dell'addome, ne avevamo parlato l'altra volta, il muscolo diaframma, ma anche i muscoli della schiena, quindi i muscoli paravertebrali, il quadrato dei lombi. Primo esercizio Quindi che tutto quello che sì. va dalle coste verso il bacino e che Sì, tiene diciamo che il unito. core è la zona del tronco, in maniera Sì. molto semplice, possiamo definirla in questo modo. Quindi anche i glutei, i Ecco. muscoli del pavimento pelvico, sì. Ecco, volevo dedicare attenzione al muscolo trasverso, perché questo è un muscolo molto importante sotto l'aspetto, diciamo così, posturale, no? Perché è una cintura contenitiva naturale e che quindi è in grado di creare quella, diciamo, necessaria pressione intraaddominale durante gli sforzi. Ecco, E magari sì. diamo un'indicazione per le persone che non sanno dov'è il trasverso, è il Si muscolo. trova il muscolo, diciamo che si trova in profondità e è strettamente connesso ai retti dell'addome e alla linea alba.
Ok, Si trova sotto. è quello che si contrae quando tu cerchi di, tra virgolette, trattenere la pancia oppure di entrare in un paio di jeans che non ti vanno più bene. Sì, portare l'ombelico in dentro, potremmo Esatto, fa proprio risucchiare dire. l'ombelico e quindi è come se avessimo un cilindro lì che noi cerchiamo di ridurre come diametro e quindi cercare. Esattamente, Fa quel esattamente. È movimento lì. un muscolo sul quale ci si concentra molto anche nel post gravidanza. Come ti ho detto, la muscolatura addominale, i retti dell'addome tendono ad allontanarsi, no? Durante la gravidanza. Sì. Allenare, la cosa bella di allenare il muscolo trasverso dell'addome è che appunto proprio per una questione anatomica riusciamo anche come dire, a contribuire all'avvicinamento dei retti addominali. Quindi anche diciamo, l'allenamento del core è molto importante anche nel post gravidanza, proprio per recuperare la funzionalità diciamo, dell'addome. Ok. Ok, allora il primo esercizio, tra l'altro appunto sarebbe auspicabile che in alcune tipologie di esercizi venissero coinvolti entrambi i muscoli, cioè il trasverso dell'addome e anche il muscolo diaframma. Il muscolo diaframma ne abbiamo parlato tantissimo negli altri incontri, però anche questo è un muscolo molto importante perché, come diceva Diego, un muscolo diaframma comunque contratto in tensione va a ripercuotersi su quella che è la struttura muscolo-scheletrica del dorso. Quindi, un esercizio che possiamo fare, il primissimo, e che è praticamente l'esercizio che ti ho mostrato molto molto velocemente nell'ultimo incontro in posizione supina. Ci possiamo mettere in posizione di quadrupedia, ok? Quindi la prima cosa che facciamo è imparare ad attivare il trasverso dell'addome. Quindi nella fase, allora vabbè, accertiamoci ovviamente di avere le mani sotto le spalle. E di avere insomma anche le anche in corrispondenza delle ginocchia, ok? Quindi un bel Da questa. setup, Non ho un capito? bel setup, nel senso partire con la posizione Esatto. giusta è fondamentale per non sbagliare. Posizione neutra della schiena e anche il capo in linea con la schiena stessa. Questa posizione cerchiamo di portare durante l'espirazione l'ombelico all'interno, come se ci fosse, io descrivo queste immagini, come se ci fosse un cordino che ci risucchia l'ombelico verso Ok, l'alto. chiaro. Quindi nella fase di espirazione, adesso non si vedrà bene, però cerco di portare all'interno l'ombelico. Ok? Ok. Lascio andare l'addome, espiro e porto all'interno l'ombelico. Tengo qualche secondo e rilascio. Questo esercizio può essere abbinato alla respirazione diaframmatica, come l'aveva fatta vedere Diego. Ok. Quindi adesso lo posso far vedere in posizione supina. Quindi abbiamo detto, anche con le gambe piegate, gambe distese, gonfiamo la pancia. Quindi in questo caso il nostro palloncino immaginario è Esatto, il nostro nell'addome, sotto palloncino, l'ombelico. ok? Espirazione, sgonfio il palloncino, ombelico all'interno. Questo serve anche per prendere anche, come dire, consapevolezza del muscolo trasverso, Ok. ok? Quindi anche un esercizio di questo tipo, porto l'ombelico all'interno. Con questa retroversione del bacino, tengo questa posizione e posso abbinare, adesso io tocco con la pitbull, questi movimenti, cercando di tenere questa posizione. Ok, Ok. questi esercizi, Alessandra, ricordiamolo, Sono base, sì. non vanno bene solo per le donne in gravidanza, No, può no, no, farle. infatti io ho scelto di mostrarvi degli esercizi molto semplici, sto partendo dai più semplici perché appunto e che sono appunto applicabili alle persone, non solo alle gestanti, ma alle persone che soffrono di mal di schiena, per i quali c'è comunque necessità di comunque rinforzare l'addome e di rinforzare appunto in generale il core. Sì, Ecco, perché volevo anche dimmi, sottolineare dimmi. che l'obesità o comunque il sovrappeso
è un fattore di rischio, nel senso che comunque, come in gravidanza, il fatto che la mamma sia in sovrappeso o comunque prima del concepimento, comunque accumuli magari troppi chili nei primi mesi di gravidanza, può aumentare, diciamo così, l'incidenza del mal di schiena. Quindi anche per i soggetti normali che soffrono di mal di schiena, sicuramente il fatto di essere in sovrappeso, sì, o peggio, soffrire di obesità, insomma, non è, sarebbe da evitare. Insomma. Anche perché tante volte, appunto, si concentra proprio, soprattutto nell'uomo, l'obesità è centrale, quindi si concentra proprio nella zona dell'addome. Esatto. E i problemi posturali, i problemi di mal di schiena sono molto analoghi. Quindi in questo caso penso che l'approccio che stai portando tu sugli esercizi... Sì, anche perché sono esercizi, come dicevi tu, sembra banale, però alcune tipologie di esercizi, magari è anche una tipologia di utenza che ti riguarda, che riguarda la tua attività, comunque avere anche dei clienti che comunque hanno un ventre molto abbondante... magari per loro è difficile eseguire anche proprio a livello di posizione una certa tipologia di esercizi. Nulla toglie, ad esempio, con questi soggetti poter rinforzare l'addome, in questo caso i retti dell'addome, eseguire il crunch. Lo mostriamo. Sì. Che, come dicevo, può essere eseguito anche in gravidanza. Io questo crunch in posizione supina posso consigliarlo nel primo trimestre di gravidanza, in linea generale. Io, come vi dicevo, per i motivi che ho spiegato l'altra volta, eviterei nei trimestri successivi, negli ultimi due trimestri, a eseguire questa tipologia di esercizio. Certo, perché sì. È un esercizio che, come dicevo, va comunque a... Il movimento comporta comporta una separazione dei retti dell'addome. Io direi, come dire, di lasciar correre il processo fisiologico, certo, del distanziamento dei retti. E questo si ricollega un po' col fatto che dicevamo prima, va bene allenare anche i muscoli addominali durante la gravidanza, ma va fatto con tecniche e con esercizi differenti da quello che fanno normalmente le donne in palestra. Dicevo, esercizi per allenare il core che sicuramente sono molto più utili, proprio perché, come dicevo, l'attività fisica in gravidanza deve essere finalizzata e quindi non deve essere, e soprattutto non deve essere controproducente. Quindi se conosciamo bene quelli che sono i cambiamenti morfologici e quelli fisiologici, sicuramente dobbiamo prediligere la tipologia di esercizi che vi sto facendo vedere. Comunque, visto che in questo momento ci staranno guardando altre, oltre alle gestanti, anche altre persone, certo, sono interessate a risolvere il loro problema di mal di schiena, mostro l'esercizio di crunch. Allora, ci mettiamo in questa posizione. Le mani le possiamo mettere in questa posizione, oppure per sostenere il collo le possiamo mettere in questa maniera, ok? Ci prendiamo un punto fisso, guardando il punto fisso ci solleviamo e mentre ci solleviamo espiriamo. La cosa importante è non sollevare le spalle, quindi non sollevare la parte sottostante della colonna vertebrale, questo è molto importante. Quindi inspiro, dalla metà in su, diciamo? Esattamente. Un'altra... Se vedete bene fino a dove sono sollevata. Ti faccio un'altra domanda che sicuramente ti farebbe qualcuno, anche se adesso non vedo domande sulla diretta. Il collo, il mento, come devo tenerlo rispetto al tronco? Nel senso, è giusto che vedo certe persone che schiacciano il mento contro il petto? E... No, assolutamente no, perché è una posizione assolutamente scorretta. E per quello che hai detto, fissare un punto nel soffitto aiuta a tenere l'allineamento del collo. Lo spiego in questa maniera. Senti, a me capita che alcuni clienti hanno mal di collo facendo questo esercizio. C'è un modo magari per... Allora, io ho detto, sì, io solitamente se il cliente ha problemi al collo, il crunch non lo faccio fare. Ok. Ma possiamo, fare eseguire un crunch inverso. Quindi ci mettiamo in questa posizione con i palmi delle mani sollevate e portiamo le gambe verso di noi, sempre nella fase di espirazione. Ok. Ecco, questi sono esercizi che io solitamente
raramente faccio fare in gravidanza perché, ripeto, prediligo altre tipologie di esercizi, come quelli che ti dicevo di tenuta isometrica. Allora, io direi, visto che siamo abbastanza vicini ai 30 minuti di diretta, Sì. la prossima volta con Alessandra ripartiamo proprio da qua, faremo vedere degli esercizi anche, come hai detto tu, in tenuta, vuol dire che non vado ad eseguire un movimento vero e proprio, ma mantengo una tensione muscolare, ma semplicemente mantenendo una posizione. Esattamente. Corretto? Vuoi far vedere ancora qualche esercizio oppure avevi... Vuoi, Charlie, io posso già cominciare a farti vedere. Ecco, magari, visto che magari la prossima volta facciamo questi esercizi, come hai detto tu, di tenuta isometrica. Un altro esercizio molto, secondo me, molto efficace, dove non solo si lavora sul rinforzo dell'addome, ma anche sul rinforzo di tutta la schiena, sono le iperestensioni a terra, l'esercizio Superman, non so come lo volete chiamare, Ok. però in questa posizione di quadrupedia, sempre secondo le modalità che ho descritto prima, allungo la gamba destra e il braccio opposto. Quindi un'estensione. Quindi questo, esatto, qui lavora la schiena, lavora l'addome. Lavorano le spalle e questo è anche un ottimo esercizio che si può fare anche in tenuta, quindi possiamo anche tenere comunque per un po' di secondi. Quindi posso, anche in questo caso posso fare una contrazione, come si dice, isometrica, cioè, Esattamente. anche perché ti dico, avendo spesso a che fare con delle persone magari di una certa età, questo è anche un esercizio di equilibrio, ricordiamolo, nel senso. Esattamente, sì. Quindi, siccome proprio devo stabilizzare tutto il corpo per riuscire a mantenere quella posizione, mi devo impegnare proprio anche a cercare di l'equilibrio del bacino in modo di mantenere il corpo in asse con, diciamo, con la posizione per cercare di evitare di cadere lateralmente. Quindi Esattamente. sicuramente è un esercizio, soprattutto perché è in sovrappeso, un esercizio abbastanza impegnativo. Sì, Ottimo sicuramente, sicuramente. consiglio, quindi mi aspetto la prossima volta, abbiamo detto, rivediamo ancora qualche esercizio per il core, ma soprattutto quelli di isometria, quindi fermi in posizione come hai fatto adesso, mantenendo la tensione muscolare. Esattamente. E poi, e qua mi rivolgo anche a Diego, ci terrei la prossima volta che con entrambi voi andassimo a vedere anche un po' come si deve muovere una persona che ha mal di schiena, perché oltre al discorso respirazione e rinforzo, Diego, poi se vuoi intervenire, così poi concludiamo su questa parte. Immagino che uno si debba anche muovere con una certa precauzione se ha avuto magari degli episodi acuti di mal di schiena. E quindi andiamo a dare delle indicazioni proprio su, per esempio, come sollevare i carichi, come spostare. Ale, penso che anche una volta che una donna ha partorito, il periodo successivo sia impegnativo anche su come muovere sto bambino che Sicuramente, no, ma cresce. anche sì, Che va sicuramente è allattato, che... molto dal punto di vista fisico, è molto molto impegnativo, quindi anche i benefici dell'allenamento in gravidanza in generale, quindi non soltanto parlando diciamo, della risoluzione del mal di schiena, è molto importante per affrontare il postparto, questo sicuramente è molto molto importante. Poi teniamo presente che il mal di schiena in gravidanza, se non viene, tra virgolette, curato, soprattutto se negli ultimi mesi di gravidanza diventa cronico, è molto alta la probabilità di soffrirne nel postparto e quindi nei mesi successivi alla nascita del bambino, il che insomma sarebbe comunque appunto, da evitare perché, come hai detto tu, è un periodo dove la mamma dovrebbe essere super in forma e piena di energia e quindi comunque un mal di schiena potrebbe comunque portare delle complicazioni nella gestione della quotidianità, insomma. Anche perché poi crescendo sono sempre più impegnativi, tu mi insegni, giusto? Io posso dire che sto facendo molta più fatica adesso che Pietro ha 2 anni rispetto a quando era più piccolo, nonostante ho allattato, nonostante facessi coincidere gli allenamenti con l'allattamento, ma è molto molto più impegnativo adesso Anche a livello perché fisico. stanno sviluppando tantissime capacità.
capacità e quindi sono sempre in movimento e cominciano a prendere coscienza della loro autonomia e quindi sono un fiume in piena, insomma. Diego, non spaventarti su quello che sta dicendo Alessandra, perché ricordiamolo che ogni bambino è diverso. Sei prossimo alla paternità, quindi sta parlando di cose che scoprirai cammin facendo. Senti, vuoi concludere dicendoci qualcosa ancora sulla mobilità, magari della colonna, e soprattutto, come abbiamo detto, anche sulla parte di ergonomia? Sì, diciamo che poi la approfondiamo bene. Il concetto di base è cercare di rispettare le curve fisiologiche. Quindi, quando dobbiamo fare qualsiasi tipo di azione, soprattutto un sollevamento che può essere anche un po' pesante, piuttosto che uno spostamento laterale, anche lo stesso stare seduti, come avevamo già anche parlato di Roberto, è importante rispettare quelle che sono le curve fisiologiche, quindi intendo magari un sollevamento e evitare per esempio di fare una gamba tesa, vado a prendere la palla e completamente perdo la colonna, quindi la colonna va comunque rispettata, stabilizzata, piego le gambe e mi porto a prendere l'oggetto mantenendo quello che è la nostra asse con le nostre curve fisiologiche. Soprattutto se l'oggetto è pesante, perché diciamolo, con questa diciamo fase 2 o fine della quarantena, si è passati dal poltrona divano al giardino, giardinaggio, vasi, eccetera, eccetera. Quindi problemi opposti, nel senso che lì non è più sto troppo fermo, ma mi muovo troppo e mi muovo male. Quindi magari anticipiamolo già che daremo delle indicazioni anche a chi è amante del giardinaggio, chi si è dato da fare in questi giorni di bel tempo per risistemare lo spazio verde, il terrazzo, ma anche semplicemente in casa, spostando pesi e vasi e quant'altro, daremo delle indicazioni precise anche su come prevenire certe cose che tante volte derivano da delle banalità. Per esempio, io conosco tante persone che iniziano a fare il giardino e quando iniziano fanno 8 ore di giardinaggio dopo magari settimane e settimane in cui non facevano più niente. Quindi quello già di principio è sbagliato, nel senso bisognerebbe darsi una misura e dire ok, io stamattina faccio un pezzettino di e poi il giorno dopo magari ricomincio. Quindi cose semplici ma che tante volte sono quelle che influiscono maggiormente sul nostro problema, che ricordiamolo, il tema fondamentale di queste dirette è il mal di schiena. Io vi ringrazio perché stiamo sforando col tempo. Io vi ringrazio, ringrazio Alessandra Locci e Diego Grazie Gaffuri. A te. Ciao a tutti. Per essere stati con noi anche oggi. Grazie, ciao a tutti, grazie.